Amante dell'hi-fi vintage, benvenuto su allstore.it. Oggi presentiamo un lettore CD, un Pioneer, un PD5500. Pioneer, quindi un apparecchio giapponese. Si tratta di un lettore CD del 1990, epoca nella quale il supporto CD ormai stava spopolando. Vi ricordo che appunto il lettore CD è nato alla fine 1982, commercializzato inizio 1983, e in questi pochi anni aveva visto un'evoluzione, soprattutto dal punto di vista tecnologico, veramente repentina, veramente veloce, verso nuove prospettive, verso nuovi traguardi. Questo era stato possibile anche alla diffusione a macchia d'olio del nuovo supporto del CD. Le vendite andavano decisamente bene, quindi anche gli investitori, da Pioneer a Technics a Sony agli europei Philips, potevano permettersi di evolvere le proprie creature, le proprie nuove presentazioni. Questo è un lettore CD di fascia media, però vede delle caratteristiche tecniche che sono di tutto rispetto. Un apparecchio di questo genere consentiva di poter fruire dei propri CD in maniera decisamente ottima, ma contenendo i costi che potevano essere di un lettore CD di fascia più alta. Ovviamente in catalogo, insieme a questo 5500, c'erano le fasce superiori, quindi 6500, 7500, ma anche ovviamente le fasce entry level, partendo dalla 4500, che vedeva l'assenza del telecomando, l'assenza dei comandi di accesso diretto ai brani, passando al 4550, che invece era un'evoluzione del 4500 con l'aggiunta appunto del comando remoto a infrarossi, e questo 5500 che era ancora più dotato. Adesso andiamo appunto a vedere meglio da vicino come è costruito questo lettore CD, magari dando un'occhiata al suo interno. Ecco l'apparecchio aperto e si vede subito che il telaio ovviamente è costruito in metallo, con il tipico chassis e anido d'ape di casa Pioneer, questo per renderlo più rigido anche nei confronti delle vibrazioni esterne. E è abbastanza semplice comunque. Il grande PCB centrale si occupa un po' di tutta la gestione del comando dell'ottica, della decodifica del segnale e della sua conversione. Qui troviamo lo stadio di alimentazione, un'ottica che è una PEA 1030 di casa Pioneer, una delle poche case costruttrici che produceva da sé i pick-up laser, mentre invece lo stadio di conversione digitale analogico è affidato a questo unico chip, che è un Ball Brown, un PCM 1700P in versione L. Si tratta di un convertitore che veniva adottato anche su Nakamichi di serie abbastanza alta, ricordiamo il CD Player 1, ovviamente magari veniva utilizzata una versione più evoluta, la serie N, però il convertitore era sempre questo. La separazione dei canali non è a quei livelli, perché ovviamente in casa Nakamichi si usavano due convertitori, uno per canale, ma per mantenere i costi diciamo che l'utilizzo di un solo convertitore può essere sempre un'idea azzeccata e comunque non meno performante, quantomeno dal punto di vista dell'udibile. Si tratta di un lettore CD a 20 bit sovracampionato, quindi un 18 bit con un sovracampionamento 8x, e che offre appunto delle prestazioni veramente elevate per la sua fascia di mercato. Lettore CD dal tipico design degli anni 90. In questa versione silver vede un frontale comunque in plastica e troviamo da sinistra il tasto di accensione e vediamo il grande tasto di espulsione del cassetto, che ci consente di inserire il nostro supporto CD. La lettura avviene, il riconoscimento molto velocemente, e vediamo che subito a fianco del tasto di apertura troviamo il tasto di riproduzione casuale, che ci consente di riprodurre in maniera totalmente randomatica i brani sul nostro CD, quindi fornirci una scaletta sempre nuova di quello che andiamo ad ascoltare. A
fianco troviamo il tasto di stop, di pausa e di riproduzione normale. Qui invece in alto troviamo quello che ci consente di vedere il tempo trascorso e rimanente, il tasto di ripetizione del singolo brano o dell'intero album e un tasto di scansione dei primi 10 secondi dell'inizio di ogni brano, quindi dei primi 10 secondi di ogni brano per farci assaporare quello che è il CD, magari se abbiamo acquistato un CD nuovo, magari per farci sentire di cosa si sta trattando, di che genere è. E avanzamenti all'interno della traccia e avanzamenti di traccia. E adesso siamo in modalità di random, quindi questo lo possiamo fare anche con il tasto random. Se andiamo invece in modalità play, vediamo che possiamo avanzare o arretrare di traccia. A destra troviamo il tastierino numerico per l'accesso diretto ai brani, quindi andiamo a premere il brano desiderato e automaticamente il lettore va in riproduzione su quel brano. Una comoda uscita cuffie con regolazione del livello di ascolto dedicata e qui sotto invece i tasti che servivano per l'edit, quindi per sia la programmazione dell'ordine che desideriamo di riproduzione di un CD che anche di edit, appunto, per poter analizzare quello che è la registrazione su cassetta, quindi per poter trovare il numero di tracce ideale per rimanere all'interno di una data durata di una cassetta. Posteriore, molto semplice nei collegamenti, troviamo solo il cavo di alimentazione, l'uscita digitale ottica e l'uscita analogica sul connettore RCA per il canale sinistro e il canale destro. Questo invece è un connettore mini jack che serviva per poter sincronizzare il lettore con gli altri apparecchi di casa Pioneer. Dal punto di vista sonoro, questo lettore può soddisfare anche gli ascoltatori più esigenti. Il convertitore di casa Bull Brown è sempre una garanzia e si differenzia un po' da quello che è il casa Philips o Analog Devices o altri marchi di conversione per la sua presenza spiccata soprattutto nelle frequenze medie, ma essendo poi equipaggiato questo lettore di un'uscita digitale può essere interfacciato con un DAC di preferenza, quindi poter fornire in uscita quello che è il suono più desiderato o comunque adattarsi a altre esigenze. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo video, vediamo a che è rivolto questo apparecchio. Si tratta di un lettore CD costruito coi dettami di un tempo, quindi ancora molto affidabile e dal suono sempre attuale, quindi un apparecchio che risulta appannaggio di chi cerca un lettore CD di qualità senza dover spendere una fortuna. Con questo spero di aver detto tutto, di aver soddisfatto le tue curiosità su questo apparecchio. Se invece hai ancora qualche domanda, qualche dubbio, qualsiasi cosa, ti invito a propormelo nei commenti qua sotto. Se non sei iscritto al canale, fallo subito, clicca la campanella così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi, sulle nuove proposte, sulle nuove video recensioni. Grazie ancora per essere arrivato fin qui e viva il vintage!